La parola al Presidente dell'Istituto Gaetano Rasi. Cari amici, grazie della vostra presenza, grazie ai relatori che hanno voluto aderire all'invito dell'Istituto Carlo Alberto Bigini e che porteranno il frutto della loro scienza e che daranno luogo poi a dei singoli dibattiti in maniera da poter, attraverso una libera esplicazione del pensiero di ciascuno di noi, contribuire a questo auspicio che è stato ora espresso da Carlo Alberto, che io ringrazio perché è veramente il motore di tutta una serie di iniziative rivolte non solo ad onorare una figura illustre della storia italiana, come giustamente ha ricordato, è stato il primo estensore nel Novecento, nel secolo scorso, di un progetto di Costituzione repubblicana. Naturalmente era un progetto che si riferiva ad un periodo storico particolare e quindi quel progetto ha un significato storico, non ha un significato letteralmente di attualità. Però è importante perché ad un certo momento ha fatto fare in momenti drammatici un passo per l'uscita da un tipo di regime monarchico che ormai aveva esaurito per ragioni contingenti in quel momento, per ragioni forse anche storiche generali, la sua funzione. Il potere ritornava al popolo e da lì, diciamo, si formava la nuova rappresentanza. Bigini, illustre costituzionalista, ministro, uomo preoccupato, diciamo, di servire la patria in varie maniere, è morto a soli 43 anni. Chi ha avuto occasione di consultare le carte d'archivio che l'Istituto Bigini naturalmente conserva, si rende conto dell'enorme lavoro, della profondità del pensiero di una persona che ha realizzato se stesso. Poteva dare molto naturalmente al nostro paese, al suo paese, ma che ha realizzato se stesso in soli 43 anni, non aveva compiuto 44 anni e la sua fine, diciamo, continua a destare molti sospetti. Ma al di là di questi aspetti, diciamo, quello che conta è l'esempio di dedizione al paese, dedizione alla patria, di dialogo. Io ho l'occasione di conoscere Carlo Alberto Bigini a Padova, ero liceale, stavo terminando il liceo, stavo per entrare all'università, allora il Ministero dell'Educazione Nazionale, così si chiamava a quell'epoca il Ministero della Pubblica Istruzione, era a Padova. Ebbene, io, frequentando un palazzo che era stato adibito a sede del Ministero in quel periodo bellico, insieme con un caro amico, purtroppo anche quello scomparso precocemente, visitai quelle stanze e ebbi occasione di conoscere Bigini, una persona affascinante, una persona che mi è rimasta in mente e una persona che svolgeva tra l'altro anche una grande opera di pacificazione, le persone che ha salvato dalle rappresaglie, dalle ingiuste o giuste che fossero, lasciamo andare, la storia poi di volta in volta dà delle spiegazioni, ma così con un grande animo di ripacificazione nazionale, di ricompattazione del pensiero,
ma anche proprio della vita di ciascuno, in un ambiente intellettuale molto effervescente. L'Università di Padova è sempre stata una università molto vivace. Bene, passiamo ai lavori del nostro convegno e scusate questa introduzione. Che vuole essere, vuol proporre al convegno una serie di riflessioni sociopolitiche e una indicazione di orientamento. E come è stato già detto, anche l'assunto della mia tesi riguarda la crisi delle classi dirigenti e dello Stato nell'attuale momento e la ricerca della causa ultima di tale crisi generale. Ora, la crisi della classe dirigente in generale è intesa come classi molteplici, perché non vi è un'unica classe dirigente, vi sono più classi dirigenti. Bene, viene individuata nella cattiva selezione della classe politica. Voi mi direte, beh, sì, è vero, noi constatiamo che in Senato, alla Camera, vi sono persone scadenti, però dobbiamo anche considerare che vi sono persone di primo ordine. Ne ho fatto parte e quindi non è che io debba, diciamo, fare un'autocritica totale, al di là della mia vicenda, però devo dire che purtroppo sia negli orientamenti generali, sia nella formazione del governo, noi abbiamo una classe dirigente di non buon livello. Non abbiamo una classe dirigente in grado di affrontare i problemi. Ora, non è possibile che noi pensiamo di assolvere questa classe dirigente politica perché vi sono alcuni esponenti validi. Ora, non è plagieria perché sono qui presenti, però devo io segnare illustri rappresentanti della classe politica. C'è qui l'onorevole Ferri, il professor Ferri, per esempio, che io inviterei prima, so che ha un impegno, di dare un saluto al convegno. Abbiamo il senatore Banti. Sono esponenti di livello, ma non riscattano, a mio avviso. Cioè, il canale attraverso il quale essi vengono eletti è riuscito ad esprimere delle figure notevoli. Ma in genere il canale del partito attuale, così come è concepito nella sua forma oligarchica chiusa, non è in grado di esprimere una classe dirigente adeguata ad un mondo così complesso, così tecnicizzato, ad una società che è nello stesso tempo articolata e nello stesso tempo molto integrata. Cioè ci troviamo di fronte a dei fenomeni che richiederebbero attenzione continua ed esclusiva, ed invece questa classe politica viene assorbita dalle lotte di potere interne, dai confronti interni nei partiti, fra i partiti, e il gioco delle posizioni fa sì che non si affrontino adeguatamente le problematiche, la soluzione delle problematiche, le quali sono problematiche che richiedono preparazione, che richiedono una adesione costante, quotidiana. Ecco, la missione dell'Istituto Carlo Alberto Biggini è quello di svolgere un'attività politico-culturale, se non addirittura di impegno scientifico, al fine di dibattere ed affinare idee e proposte.
Non è certo compito del nostro ente di proporre azioni politiche dirette che spettano alle responsabilità di coloro che operano sul terreno della competizione politica e dell'impegno istituzionale. È chiaro, l'Istituto Carlo Alberto Bicini non vuole essere un partito, né l'avvio di un partito, non vuole essere tantomeno una corrente di un partito, vuole essere un punto di incontro di intellettuali quali vogliono esprimere delle interpretazioni del momento e delle soluzioni dei problemi. A questo punto direi di chiedere se, diciamo, ci sono delle autorità che tu ritieni debbano giustamente dare... Saluto il vice sindaco di Sarzana, l'avvocato Ambrosini, che è arrivato. C'era Enrico Ferri che voleva dire due parole, che poi scappava, che ha degli altri impegni a Genova... Dopo l'intervento del Senato federale. Sì.